quindi ogni 10 millisecondi sono passato dal massimo positivo al massimo negativo, un grosso delta che continua a crearmi degli sbalzi. E quindi la rende più pericolosa di avere un'intensità maggiore ma costante. Mi permette, ad esempio, di rilasciare prima la mano, anziché di qua, eccetera, eccetera. Poi dice, se devo studiare come si comporta il mio corpo, praticamente considero solo le ossa delle braccia e delle gambe. Perché? Perché il tronco è di grande sezione e sostanzialmente pieno di liquidi, comunque di tessuti molli molto acquosi, quindi ha una resistenza estremamente bassa e la resistenza del corpo umano viene concentrata negli altri. Quando prima aveva detto 1500 ohm più 1000 eccetera eccetera, ci sono tante tabelle sulla norma 418 tipo queste, questa è per un percorso mano a mano invece, quindi per esempio vedete, se io ho la tensione in 225 volt, un percorso mano a mano, il 50% della popolazione ha 1225 ohm di resistenza, quindi le due ossa delle due braccia fanno 1225 ohm, solo, o meglio sul contrario, il 95% della popolazione addirittura ha 1900 ohm. E questo è il valore da considerare. Pochi sono i soggetti fragili, il 5% ha una resistenza molto bassa, nel 50% ne trovo almeno 1200, ma la misura mi dice che il 95% mediamente ne hanno 1900, e lo stesso per le alte tensioni. Questa stessa tabella per il mano sinistra, piede sinistro, qui portavo i famosi 1500 ohm, da cui io poi vi ho detto più 1000 di contatto, eccetera, eccetera. E questo disegnino è anche lui interessante perché mostra la percentuale nelle varie parti del corpo. Allora, quello che riesco a leggere, il 24% nei femore, poi qui aggiunge un 3,5% credo qui nella tibia, con le ossa delle gambe, no? Lo stesso nelle braccia, io leggo 10 in questo pezzo qui di osso e 26 in quest'altro pezzo di osso, leggo solo 1,3% da qui a qui, perché il tronco, abbiamo detto, grande sezione pieno di liquidi. Quindi se l'impedenza del tronco viene trascurata, lo schema semplificato sostanzialmente è questo. L'impedenza interna del corpo umano, valore percentuale di impedenza interna per la parte del corpo considerata. Per calcolare l'impedenza totale, per un dato percorso di corrente, devono essere sommate ovviamente le impedenze interne di tutte le parti del percorso della corrente insieme a quelle della superficie di contatto. Superficie di contatto per cui nessuno ha i piedi piatti per cui tocco totalmente il suolo, anche a piedi nudi. Di solito il suolo si tocca con la parte posteriore che ha dei calli suoi e con la parte dietro le dita, quindi è qui inarcuata, per cui ho poca resistenza di contatto anche a piedi nudi. E questo dice come si può morire, o meglio, che quando il corpo umano viene percorso a corrente è sbagliato dire prende la scossa, ma il termine tecnico giusto si ha lo shock elettrico. Lo shock elettrico è l'insieme di due fenomeni. Uno è questo, le ustioni, uno è l'effetto Joule. Una persona percorsa corrente, le sue ossa dissipano calore per effetto Joule, azione diretta, ustioni. Sempre. Alle ustioni posso avere una di queste altre tre cose. La tetanizzazione che abbiamo visto prima, ma che di per sé non mi porta alla morte. Perde il controllo volontario del muscolo colpito, la mano e non riesco più a rilasciare. Evolve, diciamo, in asfissia, cioè muoio soffocato, o la fibrillazione ventricolare. Dopo circa 3 minuti, lesioni definitive cerebrali del muscolo cardiaco. Ciao, arrivederci. E abbiamo fatto finito. Questi sono i diagrammi di prima con le notazioni presenti nella 6418, con le percentuali, vedete, nella prima fascia la probabilità di morte, diciamo che nessuno di noi muore, perché non siamo certamente nel 5%
di popolazione più fragile di altri, perché i bambini che hanno un'esistenza minore, gli anziani molto più anziani di me, molto ammalati, cioè abbiamo una buona chance di essere ancora vivi dentro qui. Però in questa seconda fascia smettiamo di essere allegri, perché vedete, il 50% delle persone sono. Quando prima vi dicevo un secondo 0,2 ampere, 200 mA, mi trovo in questo punto, che ho già ampiamente superato la fascia 1 e la fascia 2. Così indicativamente possiamo dire che qui oltre il 60% della popolazione ha rischiato di morire o è morta tecnicamente. E qui appunto cosa succede? La zona 1 forse è la percezione, ma non succede niente. Percezione, contrazione muscolare, ma ok, sento la scossa e torno indietro. Zona 3, forte contrazione involontaria dei muscoli, difficoltà di respirazione, comunque disturbi irreversibili. Zona 4, effetti impatto fisiologici come l'arresto cardiaco, il blocco respiratorio, gravi ustioni, eccetera, eccetera. Questo per le correnti alternate a frequenza industriale. Ho detto che ci sono tanti altri grafici, esempio questo. Questo è uguale per le correnti continue. Quindi così avete i valori, potete confrontarli. Vedete che concettualmente non è la stessa roba. Definiscono quattro zone, cambiano leggermente le forme delle curve, dalla zona 3 è delimitata in maniera diversa, la zona 4 anche qui cambiano i valori in assoluto, qui si va anche un po' più in là con i valori, però la sostanza è che sono simili, e qui è uguale a prima. Punzecchiature, ma non mi fa niente, possibili contrazioni, forti contrazioni, fino ad arrivare alla morte. In corrente continua le curve sono simili, ma spostate a sinistra. Tollero valori più elevati. Passando, torniamo indietro di due, passando da questa curva, la prima delle curve, moltiplicandola, abbiamo detto, per la resistenza del corpo umano più resistenza di contatto, passo dalle curve corrente e tempo alle curve tensione e tempo, che sono queste quelle che trovate nella letteratura normativa. Qui hanno girato gli assi cartesiani, io prima ve l'ho fatta vedere corretta, cioè corrente sull'asse delle X e tempi su quello delle Y. Quando ho fatto vedere tensione e tempo, vi ho tenuto la tensione sulla serie X, ho tenuto sempre i tempi su quelle delle Y. Qui hanno girato di 90 gradi tutto, hanno messo invece i tempi sulle ascisse e le tensioni sulle ordinate. La curva classica che abbiamo visto prima è quella rossa, quella che si stabilizzava dopo due secondi a 50 volte. Poi esiste la curva azzurra, che è quella che va, abbiamo detto, per i locali medici, l'estate, i candieredini, dove hanno semplicemente di default dimezzato la curva rossa, sono ambienti più pericolosi, negli ambienti particolari ti dimezzo tu. E poi la curva nera, che è quella che si ricava da quella tabella che io vi ho fatto vedere per i guasti in cabina di media tensione, cioè quando noi abbiamo parlato prima, molto prima, abbiamo fatto vedere una tabella che spero ve la ricordiate, era questa tabella qui. Ecco, questa tabella qui, se andiamo a costruire la tabella tempo-tensione, otteniamo esattamente quella curva qui, quella curva qui, la curva nera, che è una curva che infatti va a finire intorno agli 80 volte. Ambienti in cui sono presenti apparecchiature in alta tensione. Dove ovviamente, allora uno potrebbe obiettare, ma come mai questi signori si possono permettere 80 volte? Semplicemente che sono ambienti dove sono presenti apparecchiature in alta tensione, quindi non c'entrano persone comuni. Quindi qui non vale più il bambino, l'anziano, l'ammalato, ma persone in attività lavorativa, di sana e robusta costituzione, e soprattutto non c'entrano in costume da bagno e a piedi nudi. Normalmente, anche se non hanno dei DPI specifici contro, diciamo, che possono resistere alle tensioni, hanno comunque un vestiario da lavoro che già di per sé garantisce una resistenza di contatto diversa dalla suola
delle scarpe in, che so, in cuoio che si bagna quando piove. E quindi questo è quanto riguarda l'attenzione. Queste 4-5 diapositive dovrebbero dare un quadro abbastanza completo del comportamento fisiologico rispetto alla corrente. Chiudiamo la giornata dicendo, allora, abbiamo visto i sistemi di distribuzione, perfetto, quattro sistemi, cosa devo fare, cosa non devo fare. Abbiamo visto che cosa succede se la corrente passa attraverso il corpo e dei sistemi di distribuzione dobbiamo interrompere quella corrente. Come si interrompe la corrente elettrica? Sostanzialmente usando tre oggetti, l'interruttore automatici, i fusibili o i differenziali. E poi abbiamo discusso tutto il giorno, ci vuole o non ci vuole il differenziale. Se non c'è il differenziale, c'è o l'interruttore automatico o il fusibile. Panoramica su questi oggetti. Interruttori automatici. Ne esistono sul mercato di tre tipi, secondo la norma di due tipi appena. Sono modulari, quelli che avete montato nel centralino di casa vostra dell'appartamento. Si chiamano modulari perché sono tutti alti uguali, vengono montati su un profilato TIN e sono, cambiano solo per la larghezza, un polo, due poli, tre poli, quattro poli. Quegli interruttori lì arrivano al massimo a 125 ampere di corrente nominale. Sono disciplinati da una norma internazionale che è la 60898, la parte 1 per gli interruttori modulari in corrente alternata, la parte 2 per quelli in corrente continua. Sono interruttori tutto sommato che costano poco e fanno egregiamente i loro servizi. Quando le correnti nominali sono più importanti, quindi non parliamo più di domestico, parliamo certamente di ambienti industriali o comunque di potenze rilevanti, si usano interruttori tipo scatolato di tipo aperto, che i costruttori, quindi i cataloghi, li dividono, ma per la norma sono interruttori che rispondono alla norma 60947/2, siano essi scatolati o siano aperti. Qual è la perché li chiamano scatolati? Questo è un esempio di scatolato, cioè sopra, sotto, davanti e dietro l'interruttore su tutte le sei facce del parallelepipedo ha della plastica, è isolato, quindi in scatola isolante. Tant'è vero che il costruttore vi vende, se volete, dei coprimorsetti come accessorio. Io monto i coprimorsetti sull'interruttore e poi lo potrei tranquillamente toccare, abbracciare, baciare, perché sono perfettamente isolato e non prenderò la scossa mai. Sono invece interruttori tipo aperto, quelli che hanno solo la parte frontale isolata e poi hanno, si vede il metallo, sono nudi sostanzialmente, sono grossi interruttori che devono essere montati nelle celle dei quadri elettrici. Potremmo andare avanti a parlare di questi apparecchi, ma vedo che ormai siamo a un quarto alle sei, vado oltre. Questo è uno spaccato invece del modulare che dicevamo prima, e qui si vedono bene i vari componenti, no? Si vede lo sganciatore magnetico, la lamina bimetallica, lo sganciatore termico, le camere d'arco dove l'archettino viene frazionato per partire il circuito, eccetera, eccetera. Interruttori modulari. Per gli interruttori e per la scelta degli interruttori è molto importante conoscere i parametri caratteristici, che cosa vogliono dire. Cos'è il CU, CS, eccetera, eccetera. Facciamo una rapida carrellata almeno dei più importanti. Beh, la corrente nominale è la corrente che io ho calcolato, abbiamo fatto qualche webinar sulla progettazione elettrica, ho calcolato l'IV, corrente di impiego, è una corrente di impiego di 48 ampere, bene, mi serve un interruttore che abbia una corrente nominale sopra i 48 ampere, 50, 60, 70 ampere, è la corrente nominale. Quell'interruttore è in grado di aprire una corrente di cortocircuito? Sì. Di quanto? Di 6 kA, 10 kA, è la ICU, è il potere limite di cortocircuito. Negli interruttori scatolati aperti, dove le ICU sono di 60, 80, 100 kA, ci sono tranquillamente interruttori da 2-3 mila ampere di corrente nominale, che sono in grado di aprirne 100.000, la ICU diventa una corrente limite di cortocircuito. Dopodiché l'interruttore lo buttate via, lo dice la norma, eh?
quando apre la ICU, l'interruttore poi non è più in grado di aprire nemmeno la corrente nominale, deve garantire solo l'isolamento. Allora il costruttore, assieme alla ICU, e lo trovate sulla targa, vi deve dare la ICS, che è la corrente nominale in servizio di cortocircuito, cioè di solito dà come percentuale della ICU, io sono in grado di aprire più volte una certa corrente, ICU 60 kA, ICS 75%, bene, i 45 kA non è che se li ho aperti poi mi butti via, ma posso aprirlo 2, 3, 4, 5 volte, eccetera, eccetera. Non infinite volte, ma qualche volta sì. Alcuni costruttori, barando in positivo, dichiarano ICU, ICS uguale 100% di ICU. Vuol dire che in realtà quell'interruttore lì potrebbe aprire un ICU superiore. Però vi dicono, quindi guarda che se anche apre i 60 kA, 100% ICS. Perfetto. Vuol dire che tu puoi aprire più volte i 60 kA. E questo è un parametro che, per esempio, quando scegliete uno scatolato è molto importante da guardare l'ICS. Quando scegliete uno scatolato, ma ancora di più un aperto, perché gli aperti hanno taglie maggiori, di solito sono gli interruttori generali di impianti elettrici, un parametro importante è l'ICV doppio, perché l'ICV doppio, corrente nominale ammissibile di breve durata, è quella corrente tale per cui l'interruttore sta chiuso, non apre, è in grado di star chiuso. La definizione di interruttore automatico è apparecchio di manovra in grado di portare e interrompere le correnti nominali e le correnti di cortocircuito. Portare vuol dire star chiuso, e per un interruttore portare è più difficile che interrompere. Torniamo indietro a vedere il disegnino dello spaccato. Perché portare è più difficile che interrompere? Perché la corrente arriva nel contatto fisso e il contatto mobile si apre, quindi viene in su e poi va in giù. La corrente, qui sono due contatti per polo e per fase, no? Io arrivo nella corrente che va in alto, passa un altro contatto e poi va in basso. Quindi io ho di fatto due conduttori paralleli, corrente in alto, corrente in basso, naturalmente tendono a separarsi, soprattutto se la corrente è molto elevata, perché il campo magnetico associato è molto grande. Costruire un interruttore che riesce a star chiuso è un indice di grande bontà di quell'interruttore, di grande robustezza dell'apparecchio. E allora, siccome gli interruttori grossi sono quelli che per passi l'attività devono star chiusi fin quando quelli a valle aprono, l'ICV doppio, soprattutto gli interruttori appunto da 2-3.000 A, che sono gli interruttori generali in quadri industriali, è il parametro, direi, principale da guardare per valutare la bontà. Io metto a confronto i cataloghi in 4-5 case, quanto è l'ICV doppio di questo, di questo, di questo. E poi ci sono gli altri con caso. Per quanto riguarda le tensioni, tensione nominale dell'interruttore, tensione di isolamento e la tensione di tenuta in pulso. L'interruttore viene sottoposto a un fulmine, chiamiamolo così, di laboratorio, e deve sopportare una fulminazione standard. Tutti i fulmini costruiti in laboratorio sono fatti in questo modo, che raggiungono il valore massimo dopo 1,2 microsecondi e dimezzano il loro valore dopo 50 microsecondi, l'emivalore dopo 50 microsecondi. Quindi gli interruttori sono la fulminata standard, il fulmine standard è 9,8 kV dopo 1,2 microsecondi che dimezza dopo 50. Devono sopportare, quindi continuare a funzionare regolarmente, se la sovratensione che li colpisce di questo parametri elettrici. Per diventare automatici, gli interruttori hanno gli sganciatori, i modulari e i piccoli scatolati hanno ancora gli sganciatori tradizionali, che sono lo sganciatore termico basato sulla lamina bimetallica, che dilatandosi in maniera diversa in funzione della temperatura, più scalda più una si dilata e prima aprirà il circuito. O lo sganciatore magnetico, che è quello invece che deve aprire le forti correnti,
Perché? Perché in questa sbarra passano 10 ampere, quando ne passano 100 il flusso concatenato è molto più grande e questa mollettina non ce la fa più a tenere e parte lo sgancio libero. Ma attualmente gli sganciatori applicati sugli interruttori a scatolate aperte sono tutti di tipo elettronico, quindi prelevano il segnale con dei trasformatori amperometrici, poi lo elaborano e provvedono lo sgancio. Il povero fusibile, che non lo vuole nessuno, sarebbe ottimo invece, perché il fusibile ha l'unico, lo svantaggio del fusibile è costare poco, lo dico sempre anche io, perché costando poco, ma no, non usare il fusibile, si fanno usare l'interruttore automatico. Ponde sempre, ponde più rapidamente, più la corrente elevata e funziona egregiamente. L'unica cosa che vi faccio vedere è la classificazione dei fusibili. I fusibili hanno due lettere, la minuscola e la maiuscola. Campo ridotto, campo pieno, e a seconda di dove andare a usare. Campo ridotto vuol dire che interrompono la corrente compresa con un certo coefficiente la corrente nominale. Lo si usano per esempio per avviare i motori. Io non devo far fondere subito il fusibile perché allo spunto ho una corrente maggiore rispetto alla corrente che poi circolare il motore elettrico. Normalmente quindi il fusibile a campo ridotto, il K che viene applicato è intorno a 6,3 volte la corrente nominale, questo come notizia. Ma come classificazione, voi un classico fusibile GG, cosa vuol dire? È un fusibile a campo pieno per uso generale. Oppure AM è un fusibile a campo ridotto per la produzione di motori. E chiudiamo con le famose selettività, che diciamo deve stare chiuso, le CW, eccetera, eccetera. Se io ho due interruttori, uno a monte e uno a valle, questo è un interruttore generale, qui c'è una sbarra su cui ho non solo questo, ma avrò il terzo, il quarto, il quinto, il decimo interruttore. Se c'è un guasto in questo punto, io non devo aprire l'interruttore generale, perché se no disalimento anche la parte sana del mio circuito. Quindi fare selettività vuol dire deve aprire solo l'interruttore dove si è manifestato il cortocircuito, dove si è manifestato il guasto. Questi due interruttori sono selettivi? Questa domanda, la risposta è dipende. Dipende da che cosa? Da quanto è la corrente in questo punto. Perché le due curve di intervento sono queste, interruttore a monte e interruttore a valle. Se la corrente di cortocircuito in questo punto è minore di questo valore, corrente di scambio, quello che chiama limite di selettività, ma si chiama anche corrente di scambio, quindi ho una corrente che ha questo valore, certamente apre B e A resta chiuso, ma se ho una corrente di questo valore aprono contemporaneamente tutte e due, e allora non va bene, non fa una vera selettività. Infatti questa si chiama selettività amperometrica. Questi due interruttori sono selettivi a condizione che di ampere, cioè la corrente, sia minore di. Per fare la vera selettività io devo ritardare l'interruttore a monte, cioè spostare la curva. Allora questi interruttori certamente fanno selettività, perché se anche la corrente ha questo valore qui, apre questo interruttore, questo aprirebbe dopo 0,2, 0,3, 0,4 secondi. L'interruttore quindi ha un ICV doppio, quello che dicevamo prima, ed è regolabile questo ritardo all'apertura fino a un secondo. Poi di solito si consiglia, magari se hanno più catene, no? Sotto un altro interruttore, si consiglia di non andare oltre gli 0,2 per volta. No. Questo che apre subito, questo che apre dopo 0,2 secondi, questo dopo 0,4. Perché farlo star chiuso vuol dire farti sopportare fortissime sollecitazioni elettrodinamiche. Regole di buona tecnica per fare selettività. Io lo posso fare tre interruttori allo scopo di ridurre gli effetti di tipo termico e elettrodinamico e contenere i tempi di ritardo. Il coordinamento non dovrebbe avvenire tra più di quattro interruttori in cascata. Sta dicendo qui è tra due.